perché dobbiamo percorrere l'ultimo miglio e quindi tutti i cittadini sono invitati a vaccinarsi, a meno che non abbiano una esenzione reale, motivata e giustificata medica da parte del medico, e quindi dobbiamo procedere in questa direzione. Ovviamente questa nuova previsione comporta l'estensione del Green Pass, quindi anche la possibilità di fare tamponi per i cittadini per lavorare. E noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto e ottenuto già l'esenzione per chi non può fare il vaccino, cioè il tampone gratuito, scusate, per chi non può fare il vaccino. Continuiamo sicuramente la calmierazione dei costi dei tamponi, è un'altra buona soluzione. Dobbiamo continuare così, senza incertezze, senza ambiguità, senza diffondere false notizie, senza diffondere teorie antiscientifiche. Bravo! Mi fa piacere, professore, questo applauso spontaneo confermi che le persone, la stragrande maggioranza della comunità italiana sia consapevole dell'importanza di completare la campagna vaccinale. Prego. Anche qui siamo in prima fila, quando si tratta di venire incontro alle esigenze dei cittadini, comprendere i loro reali bisogni, troverete sempre il Movimento in prima fila, in particolare per le bollette. È chiaro che un aggravio, 30-40% delle bollette diventa un costo, ma non solo sulle fasce più vulnerabili, anche sul ceto medio. In un periodo di particolare sofferenza dobbiamo assolutamente col governo intervenire. Abbiamo subito incontrato Cingolani per metterci a lavorare su questo e sono stati già, mi viene anticipato, stanziati circa 3 miliardi, ma dobbiamo lavorare per calmierare quei costi anche intervenendo sugli oneri del sistema, che è una sorta di aggravio generale che ci troviamo anche in modo poco trasparente nelle bollette. Saremo in prima fila, in trincea anche per questa battaglia. Ultima domanda. La transizione ecologica del 2050. Non è la colcina. L'abbandono del fossile. Qui a Cimona realizzando una centrale di compressione del gas. Centrale di compressione gasdotto SNAM, a quello si riferisce. Ma guardi, allora, la transizione ecologica, questo è un principio che vale per tutti, ma fatta con i cittadini, cioè non è un'imposizione dall'alto, perché altrimenti non è transizione ecologica. Quindi bisogna, come oggi, ascoltare, sono venuto qui ad ascoltare, non solo a parlare, a cercare di capire quali sono le reali esigenze e le sensibilità di questa comunità. Se uno Stato pensa di raggiungere la neutralità climatica a colpi di imposizioni, al di là del caso specifico, non si va da nessuna parte. Bisogna diffondere la cultura, una cultura integralmente ecologica, energie rinnovabili, pulite, e dobbiamo farlo partecipando insieme, coinvolgendo tutte le comunità nei progetti verdi. Ad esempio, io sono venuto qui a parlare di comunità energetiche, vuol dire che qui tutti i cittadini devono arrivare nei condomini a produrla l'energia, a risparmiare sui costi, sul risparmio energetico, e quello è il nostro futuro. Altro nodo è quello del Tribunale sul Monaco con altri tre tribunali. Ma guardate, non è solo l'altro nodo, noi abbiamo qui innanzitutto un grande nodo, ma è possibile che in Italia io, che faccio tantissime volte questa strada da Roma a Pescara, sia costretto a prendere la macchina e impiegarci tutto quel tempo e non posso viaggiare comodamente in un treno su rotaie con i mezzi a disposizione? È possibile che non riusciamo a velocizzare la tratta ferroviaria? Ci dobbiamo riuscire, l'ho detto al Presidente del Consiglio, ho lanciato assolutamente, mi sono battuto per questo e se ci date la forza continueremo a farlo. E lei invece mi parlava di cose. E il Tribunale di Sulmona, anche su questo, voi sapete che addirittura il Movimento 5 Stelle aveva introdotto una soluzione normativa che però poi c'è stata cassata e stata cancellata. Torneremo a farci sentire perché riteniamo che nell'ambito della geografia giudiziaria. Ma sto facendo la conferenza stampa, vuol fare la foto adesso. Parlerò anche con lei. Dicevo, per quanto riguarda la geografia giudiziaria, vedete, è un problema serio. Se i cittadini e anche gli operatori giudiziari
devono percorrere un'ora e mezza per chiedere giustizia, e beh, siamo in una condizione di assoluto disagio, oggettivo disagio. Cioè noi stiamo accelerando i processi, stiamo rendendo, investendo su tutti i mezzi, tribunali, personale, magistrati, eccetera. Però se poi le distanze sono quelle, non è che noi possiamo rendere servizio giustizia a misura dei cittadini. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.